Utile soprattutto. Milano. Perché viviamo in una zona dove per il momento gli eventi naturali... Adriana. Monica. Abbiamo letto un articolo di ANSA dove appunto spiegava questa iniziativa. È arrivato il messaggio stamattina, da mia madre tra l'altro, a me non è arrivato. E soltanto come avvertimento che sarebbe arrivato questo allarme. No, anche perché per la privacy ci stiamo già danneggiando da soli, non perché arrivi un allarme. E anzi è giusto che se, tra l'altro, per noi comunque è nuovo adesso, ma tutto il mondo già questi allarmi li ha sperimentati. Dicevo appunto che è utile per tutti, però per le persone anziane che magari non sanno usare il telefono potrebbe essere un problema. Che... E quindi cosa farai? Niente, avviso la nonna. Sì, ne sono avuto a conoscenza da amici che c'è sta cosa, da dolce, da questo massaggio di allerta. Ma non è, ma personalmente che fosse un messaggio doveva arrivare al telefonino, a me non è arrivato, però hanno detto che ad altre persone è arrivato, che c'è sta allerta alle 12, quindi sono arrivato un messaggio nel telefono. Non ho sentito parlare. Ma lei di solito legge i giornali, segue la televisione? Ma di più seguiamo di più il telefonino, però oggi non l'ho utilizzato affatto. Dovesse funzionare, secondo me è una cosa che potenzialmente potrebbe anche salvare delle vite. Non so a quale evento potrebbe essere, diciamo, collegato, nel senso che penso quelli quantomeno più prevedibili possibili, o se è una cosa che scatta sul momento, però qualsiasi sia la cosa, se potenzialmente può salvare delle vite, credo che sia fondamentale. Per certi versi sì, per altri potrebbe mettere un po' di panico alla gente ricevere un messaggio del genere, anche se adesso sono consapevole del fatto che è un messaggio solo come prova, diciamo, come allenamento per essere più... Una volta che la gente capisce che c'è collaborazione e prevenzione da parte vostra, io penso che sia una cosa utilissima. Effettivamente sì, perché da come ho capito, non appena ci sia un'allerta di qualsiasi tipo, terremoto o alluvioni oppure catastrofi, perché adesso ce ne sono, siamo avvertiti in tempo. One from California as well. So earthquake area. Yeah, so in Los Angeles we have something called the Space Alert. Sì, quindi hanno a Los Angeles questo allarme per quanto riguarda le scosse. They'll do SMS text and all kinds of technology notifications. Anche altri tipi di notifiche, oltre che gli SMS. Anche nei telefoni americani hanno funzionato. Works. Even in an American telephone, it works. Good job. Non credo che mai potrà, come dire, avere la sua utilità in caso di terremoto, perché è imprevedibile. In altre zone d'Italia abbiamo visto, insomma, l'alluvione in Emilia Romagna che è arrivata a valle dopo diverse ore, quindi lì sicuramente sarebbe servito. Oppure in caso di tsunami, c'è del tempo, voglio dire, per arrivare alla costa. Sicuramente è uno strumento che può essere... Ma il suo telefono è acceso di notte? Di notte sì, certo, sì, è sempre acceso. Penso la maggior parte delle persone lo tenga comunque acceso, lo tiene sotto carica, ma comunque acceso. E il messaggio è arrivato proprio quando? È arrivato, è a mezzogiorno esatto. Mentre stava facendo una transazione, sì, stavo facendo pagare. Ecco, cos'è successo? Sì, praticamente stavamo facendo le nostre cose, la nostra normale vita, il nostro lavoro, il signore stava pagando, io stavo facendo il mio lavoro e... Ma si è bloccata la transazione oppure... Ci siamo fermati tutti per guardare il telefono, quindi sì, questo è stato importante. Tra l'altro la differenza è stata che al signore è partita una voce registrata che lo avvisava, a me invece è arrivato solo l'alert, questo da capire, magari sono le impostazioni del telefono. C'era il link, però noi abbiamo fatto ok.
ma niente, poi si è scomparso il messaggio e basta. Invece ad altri 30 gli rendirizzava nella pagina.